risaliamo la Valle Arroscia fino alla conca terminale di Pornassio. Terminale, almeno per quel che riguarda le vigne. Paesaggio decisamente alpestre. Ripidi versanti tutto intorno, boschivi o prativi, con creste che sfiorano e in molti punti superano i 2000. Ma la conca centrale, col suo altissimo campanile romanico, è forse il più spettacoloso e originale paesaggio viticolo che abbia mai visto in vita mia. Tutto si comprime in una fascia di 200 metri, tra i 400 e i 650 di altitudine. Il limite estremo, ma anche l'optimum alle nostre latitudini per la qualità delle uve e del vino. Sarà anche un effetto dell'ora, l'una del pomeriggio e della stagione, novembre inoltrato. Immaginate un vastissimo arazzo, spesso e folto, arricciato e frastagliato, tutto sulle tinte fondamentali di un rosso acceso e violentissimo, con infinite sfumature che vanno dal marrone al violetto, dal cremisi allo scarlatto, dal fragola al rosa e al giallo, con spruzzi di verde. Ma l'arazzo, oltre che denso di colori, appare fermamente costruito, secondo disegni visibilissimi, organici, funzionali. Circoli, volute, serpentine parallele che hanno lo scopo di sfruttare al massimo le concavità e le convessità, gli avvallamenti ed i pronunciamenti del terreno in rapporto all'arco che percorre il sole dall'alba al tramonto.